È un San Cassiano molto strano, senza le giostre, senza i bambini, senza le bancarelle, senza la bella confusione che accompagna questa festa per tanti giorni. E vedere la città e la piazza così deserta è struggente, fa venire un po' un colpo al cuore. È un tempo strano e difficile. E quindi in questo giorno, in cui tutta la nostra comunità si affida a un pastore, a un grande pastore che è stato San Cassiano, credo che sia bello che ci ritroviamo e diciamo la nostra volontà di camminare insieme. Noi siamo responsabili di comunità, l'Elena è responsabile di tutta la comunità civile e noi delle nostre comunità religiose. Credo che questo tempo ci abbia, se non altro, messo tre desideri dentro al cuore. Il primo è di occuparci dei corpi delle persone, dei corpi che hanno bisogno di cura, di prenderci cura delle persone. C'è bisogno di molta cura. Ci sono tante persone fragili, malate, che hanno bisogno di attenzioni. Credo che molti dei nostri concittadini abbiano sentito questa voglia di prendersi cura dei propri cari, proprio perché a distanza, proprio perché molti dei nostri anziani sono affidati alle cure di altri. Ecco, credo che il bisogno di prendersi cura delle persone che amiamo sia diventato molto forte. Un secondo bisogno molto forte che io sento nella gente è il bisogno di un senso, di un significato. Che cosa significa questo che ci sta accadendo? Che cosa ci sta chiedendo questo tempo? Perché ci ha colpito questo male e perché ci ritroviamo improvvisamente in questa situazione? Che significato ha il nostro lavorare, il nostro fare, il nostro esistere, il nostro vivere? E questo ci chiama in causa come religioni nel dare un significato, nell'aiutare le persone a trovare un senso a quello che stanno vivendo e alla loro vita. L'ultima cosa, mi sembra che ci sia una grande voglia di comunità. Ci sono due modi per costruire l'identità della propria comunità. Uno lo conosciamo fin troppo bene, è il modo... E quando diciamo che noi non siamo come voi, noi siamo diversi dagli altri, è il modo con cui creiamo le distanze, le differenze. Loro sono così e noi siamo diversi. Loro sono bianchi e noi siamo neri, loro sono da una parte e noi siamo dall'altra. C'è un modo di costruire comunità, di sentirsi forti nella comunità per contrapposizione. E purtroppo è un modo che conosciamo. È un modo che ha abitato la storia e lo sentiamo in tante parole che purtroppo scorrono anche al nostro tempo. E c'è un altro modo invece di costruire comunità che è per prossimità, per vicinanza, perché ci riconosciamo fratelli, perché riconosciamo la vicinanza di alcune persone per sangue, per cultura, per lingua, per religione, riconosciamo la vicinanza e l'impegno a prenderci cura delle persone che ci stanno accanto. Ecco, in questo momento abbiamo bisogno di comunità e abbiamo bisogno di costruire comunità positive che sanno camminare insieme. Questo mi sembra che siano i tre compiti che ci lascia questo tempo e che volevo condividere con voi, perché ci aspettano mesi difficili. Molte persone sono o stanno per diventare più povere. Molte persone sono sole, molte persone perderanno il lavoro, molte famiglie sono in difficoltà. E quindi abbiamo bisogno di camminare insieme, di darci la mano, di
di sostenerci, di collaborare, di vivere da fratelli e sorelle. Grazie. Se volete aggiungere una parola, poi facciamo un momento di silenzio tutti insieme. Buonasera a tutti. Grazie a Dio, aspettiamo parla Dio, come primo noi sono tutti amici, veniamo con feste, con parco, con i nostri altri colleghi. Io diciamo Dio, ritorno un tempo lo stesso come prima. Qualcuno che ha noi veliato, colpa nostra. Perché noi sono molti cose già veliato, come abbandonato l'acqua, piante, anche l'animale, tutto bisogna libertà. Questo colpo è colpa nostra, non è colpa da Dio. Va bene, noi siamo vostri fratelli, vostri amici. La figlia una volta vegliato, ritorniamo a scusa come primo. Grazie, buonasera a tutti. Io volevo salutare un po' diverso come si salutano da noi dopo la Pasqua. Cristo è risorto, è veramente risorto. Ma questi due mesi di marzo e aprile per noi tutti sono stati un po' due mesi diversi anche adesso. Però come abbiamo parlato con tutti i miei parrocchiani sul gruppo di WhatsApp, perché adesso parliamo così per il momento, abbiamo pregato tanto e preghiamo. Preghiamo a Dio perché sono tempi per noi gli uomini un po' di cambiare, un po' di cambiare la nostra vita, per essere più buoni, per essere più umili, per essere un po' con amore per il prossimo nostro. E questo è principale. Sì, facciamo questo cambiamento, anche Dio torna. E vedi le nostre cose buone. Sono qui da Novellara già 9 anni e questo è un anno un po' anche per me, un po', però passiamo anche questo. Questa è una tentazione, però noi, come gli uomini, dobbiamo passare anche questo. Ringraziamo a Dio, ringraziamo a tutti e dobbiamo tenerci insieme con la preghiera e con i nostri cuori. Vi ringrazio a tutti. Dio che mi aiuta e ci benedica. Buonasera a tutti.
Io sono Muhammad Ali, imam di Moschea Novellara. Speriamo questa malattia va via, tutto andrà bene. Leggiamo la parola di Dio. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Grazie a tutti. Buonasera a tutti. Volevo solo dirvi che io oggi sono stato all'ospedale, dalla mattina ero ricoverato e sono venuto per questo richiamo qua perché mi fa piacere. E una cosa che ho notato quando sono stato all'ospedale questa giornata, quanto è il valore che abbiamo della salute, la salute delle persone. E più la cosa più importante e l'umano stesso, perché le cose che vediamo nel mondo sono immateriali. Il materiale si può recuperare in qualsiasi momento. Per queste gente qua che abbiamo perso adesso, come facciamo a recuperarle? Quelli che adesso che dobbiamo capire, un messaggio che il Signore ci dà adesso, come ha detto nostro fratello, ci ha dato solo un cartellino giallo,
sei a giocare il calcio come io gioco al calcio, quando una persona va da sola avanti significa uno in fuori gioco. Siamo tutti in fuori gioco. Dobbiamo stare un po' vicini e dobbiamo dare il valore proprio all'umano, alle persone. Dobbiamo aiutarci, che noi anche sentiamo nella vostra religione, dice rispettare il prossimo. Rispettare il prossimo, dobbiamo capire questa parola qua. Il più importante è la persona stessa, che noi dobbiamo aiutarci, amarci. Questo qua è un messaggio, perché abbiamo tante cose in mano, tante donne che il Signore ci ha dato, però noi non ci accorgiamo di questa roba qua. Adesso qui, quando mancano, abbiamo capito quanto sono importanti. Questo qua è solo perché io vedo che il Signore ci ama. Perché ci ama? Perché ci ha dato solo questo messaggio qua? Perché cosa? Per riflettere tra di noi. Come dicevo prima, l'importanza è l'umano stesso, le persone stesse. Mi dispiace perché gente che sono ancora malati e gente che abbiamo perso, e grazie per tutto e scusate perché c'ho ancora il flibo qua, e fate una preghiera anche per me, che Allah mi guarisci. Jazakumullah, grazie. Buonasera e grazie per aver trovato il tempo e il modo per questo incontro molto importante, non solo perché oggi è San Cassiano ed è la festa della città, il protettore della nostra città, una giornata che da sempre è festeggiata, pensata, partecipata come giorno di festa, soprattutto per i bambini, per le famiglie. E quest'anno, in questa chiesa vuota, in una piazza vuota, senza i rumori di festa e senza la musica e tutto quello che accompagna la festa di San Cassiano e i giorni della sagra, e ci troviamo qui nel bel mezzo di una emergenza che non avremmo mai pensato fino a pochi mesi fa. Ed è un'emergenza che ha davvero trasformato e cambiato le nostre vite e ha rovesciato le nostre priorità, le cose alle quali diamo importanza. Io non so cosa accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, perché è uno degli aspetti più difficili da accettare di questo momento è che non riusciamo a prevedere quello che accadrà e a controllarlo. Ci stiamo provando, ma ci rendiamo conto dei nostri limiti. Tutti quanti noi pensavamo all'inizio di questa emergenza di poterla attraversare nel giro di poche settimane. E invece ci troviamo qui, io me la ricordo ancora, era la domenica 23 di febbraio, e la piazza era piena di bambini e di famiglie, e le voci si rincorrevano e si mormorava che il governo chiudesse le scuole, eppure sembrava che si andasse incontro a una settimana di cambiamenti. Invece questa settimana è diventata attraversato dall'inverno a tutta la primavera inoltrata, e chissà quando vedremo finalmente la fine di questa emergenza. E allora oggi pensavo, mentre parlavate, sapete, c'è un modo di dire, siete rappresentanti di religioni, noi diciamo qual è il tuo credo, no? Le religioni, credo, è un modo di intendere naturalmente, no? E allora mentre parlavate, mentre parlava anche Don Giordano e riascoltavo
il verbo credere, io credo che sia forse il centro e la chiave di svolta di quello che ci attende. Noi dovremo credere fortemente certamente per chi appartiene a una religione, certamente, ma credere anche nella forza della comunità che dovrà rinascere da questo momento drammatico, che lascerà certamente persone nella solitudine, nella povertà, e troverà certamente un cambiamento, perché le persone hanno cambiato abitudini e bisognerà riconquistare la fiducia dello stare insieme. In queste settimane, settimana dopo settimana, ho ricordato tutte le occasioni di condivisione perdute. Oggi la festa di San Cassiano, l'inizio del Ramadan, il giorno del Vaisakhi. È il primo anno che la comunità non si raccoglie intorno ai momenti di festa e di riflessione che abbiamo sempre condiviso. E ho pensato che questa mancanza e questa assenza in realtà abbia fatto riflettere e ridare ancora più valore a quello che non abbiamo vissuto insieme. È una cosa un po' strana, quando si perdono delle occasioni si ripensa al valore che questi momenti di aggregazione hanno. E dovremo crederci tantissimo per recuperare la fiducia, per farla recuperare a tutta la comunità, la fiducia dello stare insieme, di rimboccarci le maniche e di sforzarci in ogni modo per tessere e ricucire davvero tutto quello che si è perduto, conservando però la memoria, perché quello che sta accadendo io credo sia anche una grande occasione per riflettere davvero sul modello che abbiamo contribuito a crescere in tutti questi anni. Oggi che siamo tutti nelle nostre case e dobbiamo prenderci cura delle persone, dobbiamo prenderci cura direttamente dei nostri bambini e dei nostri anziani, perché non c'è nessuno che lo fa per noi, dovremo anche ripensare davvero al modello di cura che vogliamo proporre e vogliamo cambiare, per renderci di nuovo responsabili tutti noi di un ruolo dentro la comunità, che non è quello sempre di delegare, ma di farci carico. E penso che questi due mesi ce lo abbiano insegnato, perché abbiamo dovuto rinunciare praticamente a tutti i nostri impegni o alla maggior parte di essi per dedicarci alla tutela, alla cura, alla protezione. E questo è stato un passaggio e sarà un passaggio importante da conservare, perché la memoria di quello che sta succedendo è fondamentale. Se noi supereremo questo momento, ma ci dimenticheremo di tutti questi pensieri condivisi, di tutte queste preoccupazioni, delle paure, rischiamo davvero di buttare via anche un patrimonio, un insegnamento che io credo possa ridare molta forza e molto credo. E quindi io vi ringrazio davvero per essere qui, perché mi sembra che oggi si stringa idealmente un patto per risollevarci insieme, facendo tesoro di quello che sta succedendo, ma consapevoli che dobbiamo guardare avanti e ritrovare insieme tutta la forza per credere e crederci. Siamo in piedi. Ricordiamo le vittime di questo virus.
sono state poche nel nostro comune, ma hanno comunque sono una ferita nella nostra comunità. Grazie. Continuiamo a camminare con voi che siete in Ramadan e camminiamo per voi e con tutte noi le che nostre. Siamo usciti. Noi siamo usciti da questo paese. Grazie. Grazie. Buona serata e camminiamo insieme. Grazie. Grazie. Va bene, Don Giordano.